Arrivederci, Rodi, dice il giornale di bordo all'inizio di questa terza puntata. Quota 1200, Brindisi di Nualdi al nostro inviato che compie quassù i suoi 27 anni. Felice, diceva il foscolo, chi nei verdi anni può correre il regno ampio dei venti. E questo è proprio il mare del foscolo, l'Egeo. L'isola di Castelrosso ne segna l'ultimo orlo. Sotto la ruota del piccolo Macchi, la geografia del Mediterraneo orientale si dispiega in un turchino laminato di sole. Ecco Cipro. All'aeroporto cordiale accoglienze britanniche dei direttori dell'aviazione e del turismo. Affettuosa rimpatriata col nostro console Mantovani. Anche queste corrono verso una rimpatriata. Sono le ragazze di una compagnia italiana di balletti qui in tournée. Una favola vuole che a Cipro ogni qualche secolo riappaia Venere. Ma queste sono brave ragazze Novecento, con una nascosta vena sentimentale che si scopre nel momento del congedo. Ore movimentate nell'aeroporto presso il quale si stende un accampamento di paracadutisti inglesi, brigata 16ª indipendente. Volano verso Suez. È speranza di tutti che i giorni africani dei soldati in partenza possano svolgersi pacifici come in questo campo cipriota. L'isola ha 6 città, a Famagosta la cattedrale è diventata moschea. Nel segreto di questa torre sarebbe morta la bianca veneziana sposa di Otello, veneziane le mura cinquecentesche. Il passo degli uomini e dei secoli ha consumato i gradini delle fortificazioni. L'emblema della Serenissima ripete: pace a te, Marco, evangelista mio.